spagnolo irpino significa altopiano del Laceno. Altopiano del Laceno fa rima con turismo. Si parla tanto di turismo in queste settimane, in questi mesi, ma anche in queste ore in Alta Irpinia, ma le ultime nevicate proprio i turisti hanno messo in difficoltà. Ebbene sì, perché domenica pomeriggio, nello scendere dall'altopiano del Laceno sull'Ofantina, mentre qui a Bagnoli le strade erano abbastanza percorribili, naturalmente compatibilmente con le nevicate di montagna e quindi con l'utilizzo di pneumatici da neve, sull'Ofantina c'erano vere e proprie code. Infatti quella strada, una strada statale, era stata completamente bloccata per codice rosso dell'ANAS. E allora noi vogliamo andare in questo paese, in questo comune, proveremo a parlare con i responsabili dell'ufficio turistico di Bagnoli e quindi Laceno, ma andremo anche sull'altopiano del Laceno per capire se gli albergatori, gli operatori del famoso turismo, che dovrebbe essere la manna che arriva dal cielo per rilanciare l'Alta Irpinia, se questi albergatori sono consapevoli delle difficoltà che ha questo territorio e quali potrebbero essere, secondo loro, le soluzioni per rilanciare le infrastrutture che sono la base del turismo. Andiamo e capiamo con loro. Siamo nella piazza centrale di Bagnoli, andiamo a capire se i cittadini sono consapevoli delle difficoltà che potrebbe avere il turismo per svilupparsi se restano queste le condizioni delle infrastrutture in Alta Irpinia. Ma proviamo ad entrare in questo... Buonasera, possiamo disturbare? Domenica abbiamo vissuto l'emergenza neve sull'Ofantina e abbiamo notato che fondamentalmente i turisti che scendevano dal Laceno sono rimasti bloccati su quella strada e quindi praticamente si lamentavano che l'unica stazione sciistica che qui a Laceno non dà tutti quanti i rimedi giusti per tutelare il turismo. Ci dicevano che qui domenica a Bagnoli e quindi scendendo la cena la situazione era abbastanza tranquilla. È possibile che sull'Ofantina non si cammina? In che modo si può rilanciare il turismo? Ma no, non credo che sia fatto qua. Sull'Ofantina io faccio un'attività, vado a vendere la roba che tengo un gasificio. Io passo tutte le mattine, metto le catene, ti metti a norma. Come per esempio la settimana scorsa, domenica, parecchia gente si andava alla cena senza catena, parecchi turisti, e i carabinieri li bloccavano e facevano andare indietro. Tu basta che sia organizzato, con catene, con pneumatici da neve, stai tranquillo, la cena è l'unica strada che si pulisce. Perfetto, io personalmente ero sull'Ofantina con pneumatici da neve, domenica pomeriggio non si camminava perché c'erano 40 cm di neve. Non è il caso che l'ANAS fosse intervenuta un po' prima per garantire a chi torna dalla cena e quindi deve andare Napoli, Caserta, Avellino? Noi per esempio prima teniamo la provincia che ci pulisce le strade, prima teniamo per esempio all'epoca, teniamo come si chiamava... No, era un'altra società che dalla strada la pulizzavano 4-5 auto la notte. L'ANAS. Invece la provincia la pulisce di meno, però comunque alla cena salgono 4-5 volte la notte. Perfetto, io non sto parlando della strada che da Bagnoli sale alla cena, perché sappiamo... L'Ofantina. Io sto dicendo che c'erano 2 chilometri di coda nel raccordo, diciamo, tra Montella, Bagnoli e L'Ofantina domenica pomeriggio. Se è così, si perde nel turismo alla cena. Sai che cosa mi hanno detto? Invece mi hanno detto che la strada, quelle che dal raccordo da Cassano viene a Bagnoli, non era fatta, ma quella là, no, quella per in mezzo... Per la strada, ma sa che l'ANAS, la provincia, la va a pulire per Montella, perché la strada è per là. Là passa la strada, per Montella. Questa strada da San Francesco che va a Cassano. No, proprio la statale, la principale, che collega alle sorgenti di Cassano. Sì, ma era pulita, io ci vado a vendere. Io sono andato per esempio il venerdì, il giorno della Befana, era pulita.
quella è una cosa, devono allora fa quella provinciale diretta, non quelli che passano per Montella. Quella non è quella, non l'hanno pulito. Comunque, secondo voi che si può fare per migliorare ancora la fruizione turistica qui a Bagnoli, quindi la Cena? Migliorare quella strada, si capisce. Questo a parte anche del comune, per esempio, noi teniamo un sacco di persone al comune che al fino non fanno quasi niente. Stanno solo per mostra al comune, che poi pigliano gli stipendi, perché parecchi anni fa c'era una fabbrica a Lione che facevano fuori strada, si è acquisito tutto il comune. E il comune accompagna tutto da quanto devi fare, 8 ore di lavoro, li devi fare e basta. Non è che facciamo tipo una politica, perché quelli che stanno sugli uffici non facciano niente. L'Ofantina, questo qua non lo potrei dire, però ci sta prendendo Bagnoli, Laceno, è stato tutto bene. Quindi lei dice qui è tutto bene, però per il resto... L'Ofantino non lo so perché non sono uscito. Però per arrivare a Bagnoli bisogna passare per l'Ofantino. Lo so. Purtroppo questo siamo in Italia. Penso che non è possibile, giustamente uno che si mette in viaggio vuole avere la garanzia che può tornare a casa dopo, no? Certo. Del genere non è accettabile. In che modo si potrebbe risolvere questa questione? Sull'Ofantino domenica pomeriggio la Polstrada ha dato l'allarme alle 15. Il primo spazzaneve è passato intorno alle 18. Ma mica è colpa del comune, noi, non stiamo... La colpa, non... di chi è la colpa? Io non stiamo dando colpa al comune di Bagnoli, io sto dicendo in Alta Erpina in generale, in Campania, la Cena è l'unica località sciistica. È possibile che ci stanno queste carenze organizzative a livello non comunale, a livello dei provinciali? Certo, ci vorrebbe più organizzazione, ci vorrebbe più impegno tra, non so, da queste società che organizzano, non so chi di... Quindi tenere presente in particolar modo che in questa zona c'è il Laceno, quindi tutelare questa cosa. Certo. Non è possibile, quindi una stazione sciistica deve essere garantita, diciamo, altrimenti vanno a Roccarato. Penso proprio di... La risorsa nostra è Laceno a Bagnoli, perché abbiamo il turismo, finito il turismo finisce tutto, perché non abbiamo altre risorse, non abbiamo fabbrica, non abbiamo niente. Il turismo però non è una parola che cade dall'alto. Lo so, però... Va costruito. Costruito, sì. Soprattutto, sì. Che qua, che ognuno operatore, qua, in queste zone, un po', diciamo, un po' la crisi comunque come sta avvenendo, però un po' ogni operatore, nessuno cerca di, diciamo, di organizzarsi. Lei che lavoro fa? Io, adesso, io lavoro in un'azienda agricola. In questo momento le condizioni della vostra azienda quali sono con questa? Io lavoro, sono un operaio. Sì, l'azienda. Adesso, per esempio, se non si fanno castagne, non si fanno niente, non lavoro. Questa è la soluzione. Quindi, questo è un altro dramma. Questo qua è un altro dramma. Però purtroppo ogni operatore è qua. Se ognuno cercasse di un po' di migliorare se stesso. Ognuno, chiaramente, tu non devi aspettare che uno fa la neve e poi comparte la palla te la compri prima, però. Però noi abbiamo saputo che domenica in particolar modo, domenica, qui la situazione non era normale, ma qua... Sì, ma non solo sull'Ofantina non è normale, ma pure dentro il paese non è una cosa normale. Per esempio io abito in campagna, come abitano tante gente, io per esempio, chiaramente... Per stare in campagna la prima cosa che faccio mi compro le catene con la macchina, la seconda cosa le gomme buone, ognuno cerca, perché uno non può aspettare, per esempio con il pullman tu vedi che sta fioccando sulla Cena, no, questo è un esempio, perché si è bloccato un pullman qua sotto, tu quando vedi che comincia a fioccare pensi che ognuno cerca chiaramente di incominciarsi a arrivare verso il peso suo, non aspetti che fa mezzo metro di neve, giustamente. E poi si parte. Hai capito? Poi chiaramente tu che fai? Vai al mare domani mattina, vedi che sta piovendo, vai al mare, pensi che non ci vai, capito? Si sa che queste sono zone di montagna, ma non è che si è bloccato solo Bagnoli, si è bloccato solo Velese, si è bloccato tutto. Sì, però noi stiamo dicendo che il turismo è qui a Laceno, quindi tutelare il Laceno. Sì, tutelare, però anche, diciamo, i signori che stanno sul Laceno si devono ognuno cerca di, diciamo, nel meglio, cerca sempre di tutelare se stesso.
non è che tu puoi, ti ho detto sempre, non puoi aspettare il singolo, singola nevicata e poi è tutto bloccato. Ognuno, perché ognuno qua pensa sempre a se stesso. Allora, cambiamo la giornata e poi domani come viene. E perciò qua non si va mai niente, mai. Purtroppo che la colpa è sempre degli amministratori, diciamo, provinciali e comunali. E questi che sono il principio, perché io do la colpa a queste persone qui. Perché io che faccio il tabaccaio sono dalla Bellezza dal 1983 e mi hanno rovinato a Bagnoli sulla via Pescatore, sul Palazzo Pescatore. Questa è la prima intervista che faccio e la voglio dedicare agli amministratori comunali di Bagnoli, perché mio figlio, avendo il diritto laggiù alla via numero 31 per il tabacchino, e dopo neanche un mese gli hanno dato la inagibilità del Palazzo Salvatore Pescatore alla via Garibaldi 31. Perfetto, questo suo sfogo lo accettiamo, no. Però vogliamo capire, secondo lei, per far sviluppare meglio il turismo e quindi far vivere ancora meglio voi operatori, sì, che bisogna fare? Per esempio sull'Ofantina, che bisogna fare? Per salire meglio alla Cino, che bisogna fare? Che bisogna fare uno sbocco, diciamo, tra Lusco, Bagnoli, Irpino. Perché questa qui già da allora che si è stata fatta una proposta, diciamo, noi concittadini, noi operatori, noi politici, diciamo, che loro lo hanno voluto con demita di fare questo sbocco a Bagnoli Irpino. Ecco, perché dopo c'è un'altra cosa, anche la presidente della regione Campania, la dottoressa D'Amelio, che pensa solo per Lioni, però non pensa sopra per Lacino. Ecco, questo è tutto il punto di vista. C'è anche da dire che, per esempio, ancora fino a qualche ora fa la strada che da Lioni sale alla Cena è chiusa. È chiusa, quello sì. Non diciamo solo quella strada lì, sono tante strade che sono chiuse per Avellino. Così muore il turismo? Io penso di sì. Io penso che Bagnoli il turismo che verrà a finire. Solo se si aprono le grotte del Caliendo, che sono delle opere ben fatte, che sono spirati, purtroppo che noi che non abbiamo avuto la forza di farle, e come pure che hanno mandato via, diciamo. Quanti lavori ci sono alle grotte del Calino da fare? Parecchie che ci sono. Bisogna fare la strada dalla Collomolella che va fino alle grotte. Questo è tutto quello che noi che diciamo, che per il Bagnoli. In caso contrario c'è poco da fare, prima o poi speriamo che tutti gli amministratori, tutti i politici che si uniscono e uniti e competitivi di fare questo sviluppo. Anche, diciamo, degli altri paesi d'intorno, come Montella, citiamo, Lusco, Acerno, Caposera, Calabritto, Sant'Angelo, sono tutti questi paesi qua che bisogna unirsi per riavere il turismo al Lacino. Il Lacino non è solo di Bagnoli Irpino, il Lacino è di tutti i piccoli dintorni dei paesetti. E non poteva mancare l'incontro con il sindaco di Bagnoli Irpino, Filippo Nigro. Sindaco Nigro, domenica siamo stati testimoni di una situazione, cioè in molti turisti riuscivano a scendere dal Lacino addirittura, riuscivano a scendere da Bagnoli bloccati sull'Ofantina. Sicuramente dovevano essere forse meglio attrezzati dal punto di vista delle loro autovetture, però è inconcepibile che si riesce a scendere dalla montagna e non si cammina su una statale. Il turismo, 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 ma c'è bisogno delle infrastrutture, sindaco. C'è bisogno delle infrastrutture e anche di migliorare i servizi. Io francamente non so cosa sia successo domenica sull'Ofantina. Posso dire che invece le strade nostre, quelle che ci portano all'Aceno, quelle sull'Aceno, erano state pulite e hanno consentito a tanta gente di arrivare sull'Aceno tranquillamente. Anzi, colgo l'occasione per dire che mai come in questa situazione la provincia è stata efficiente e insieme alle forze dell'ordine e insieme ai mezzi del comune per rendere transitabili le strade. È chiaro che se vogliamo turismo ci vogliono anche dei miglioramenti, oltre che delle infrastrutture e dei servizi. Posso dire però, perché ne ho avuto testimonianza, abbiamo soccorso delle persone a tarda sera,
c'è tanta gente che ancora si mette in viaggio, ma molta, molta gente si mette in viaggio con la presunzione di arrivare sul Laceno quando nevica, quando fiocca, senza essere equipaggiati, senza catene, senza pneumatici invernali. Quindi ci vorrebbe anche un pizzico di educazione in più da parte di chi si mette in viaggio. Siete consapevoli che nel momento in cui l'aria pilota sarà l'ennesima bufala per questo territorio, è la sconfitta definitiva della classe dirigente altoalpina? Certo, sono consapevole, anche perché proprio per questo invece non la metterei così. Io non credo che il progetto pilota sia una bufala, io credo che il progetto pilota sia una grandissima occasione, una grandissima opportunità ed una grandissima realtà. Ci stiamo impegnando, ci impegneremo, sono fiducioso che tra qualche tempo cominceremo ad avere i primi risultati concreti, che già li abbiamo avuti in tema di sanità, perché le proposte della comunità dell'Altipino sono state recepite ed accolte a livello regionale, nel piano sanitario regionale, in quanto a potenziamento del Criscuoli e quant'altro. Ma sarebbe lungo spiegare, però voglio dire, dal punto di vista della sanità già sono state accolte le nostre proposte. Non vedo perché non potrebbero realizzare anche sotto altri punti di vista quello che vogliamo fare. Non è una bufala, io sono fiducioso. E nonostante la nostra visita fosse stata annunciata più volte da questa mattina, puntualmente sono le 15:35 e l'ufficio della Prologo a Bagnoli è chiuso, l'ufficio dell'Informa Giovani è chiuso. Proviamo a chiamare a qualche responsabile che ci ha dato il suo recapito per dedicarci un po' di tempo per capire com'è la situazione, per capire se possiamo... Telefono spento. Forse quello che diceva un signore poco fa era giusto. Sì, bisogna lamentarsi, bisogna capire come fare per migliorare ancora di più la fruibilità turistica sul Laceno, però forse bisogna anche iniziare a rimboccarsi un po' le maniche per capire che crescere dal livello turistico non cade dall'alto, bisogna lottare per crescere in questi territori. Ma allora adesso avviamoci in questo viaggio verso l'altopiano dell'Aceno per capire se ci riusciamo, se almeno lì è aperto, che pensano gli imprenditori del turismo di questa situazione. Appena giunti sull'altopiano del Laceno, nonostante la tanta neve, forse per la giornata infrasettimanale, al momento ancora non si vedono tanti turisti. Adesso proveremo ad andare proprio negli impianti di trasporto a fune, verso le seggiovie, per capire dagli operatori del turismo, quindi dell'altopiano del Laceno, come stanno andando le cose e come si potrebbero migliorare per far crescere ancora di più la cultura del turismo, ma anche e soprattutto l'economia e l'occupazione del turismo. Andiamo. Siamo con il signor Arturo che gestisce questo affitta sci praticamente. Signor Arturo, inizia a svilupparsi in maniera un po' più forte la stagione turistica, ma voi siete consapevoli delle difficoltà che devono avere i tanti amanti della neve per arrivare qui sull'altopiano della Cina, in particolar modo quando le condizioni del tempo non sono le migliori? Ma in effetti qualche problema c'è, ma io credo che i problemi siano di carattere un poco diverso, soprattutto che le strutture sono vecchie e obsolete e andrebbero cambiate. Bisogna comunque rinnovarci coi tempi. Se guardiamo le stazioni sciistiche che ci circondano, hanno fatto degli enormi passi in avanti. Vediamo Roccaraso che non ultimo, negli ultimi due giorni, ha inaugurato due cabinovie di 10 posti, e questi sono i passaggi che vanno fatti soprattutto al Laceno, non tanto per
per quanto riguarda la strada, la viabilità, diciamo che la parte di Bagnoli sostanzialmente è coperta abbastanza bene, lo dimostra il fatto che abbiamo 4-5 spalaneve, uno meglio dell'altro, quindi diciamo sotto questo profilo il problema diciamo sostanzialmente è risolto, ma quello che va potenziato soprattutto sono gli impianti, che ormai portare 1000 persone su, dove stiamo parlando di altre stazioni che ne portano 30.000, diciamo la differenza è enorme. Tra l'altro il paradosso è che potenzialmente potrebbe migliorare tantissimo, noi abbiamo tutta la zona del Sacrestano, della Valle del Terremoto, dove si potrebbero fare altri impianti e quindi del progetto che è saltato completamente dei 15 milioni possiamo recuperarlo abbondantemente, anzi facendo un progetto ancora meglio nella Valle del Sacrestano. Signor Arturo, lei sa però che domenica, lei ha parlato di viabilità, domenica c'erano quasi 100, più di 100 persone bloccate sulla Fantina al ritorno. Cioè bisogna far capire che quel tratto di strada va curato. Esattamente, questi sono problemi che probabilmente non toccano tanto noi, ma soprattutto sulla viabilità che va da Bagnoli fino a... Sì, quello. Certamente è un problema enorme, insomma. Ma non è solo quest'anno, sono tutti quanti gli anni che sistematicamente si creano problemi, soprattutto alla zona di Volturara, a scendere da quelle parti. In effetti è un problema serio, ma quello, diciamo, uno può sollecitare, può, mettere le condizioni in cui rimettono a posto quella situazione. Ma dico, io parlavo per quanto riguarda la Cenino, che effettivamente... Quindi lei dice anche a livello locale qui bisogna migliorare, non tanto con la viabilità? Ma assolutamente, noi stiamo lontano anni luce. Io che ho avuto il piacere anni addietro di insegnare a Scià e conoscere l'80% delle stazioni in Italia, noi siamo purtroppo rimasti gli ultimi. Quindi... Lei di dove, signor? Io sono di Bagnoli. Visto per televisione, purtroppo i disagi ci sono, le nevicate sono state tante. Ma secondo lei, lei viene da Caserta, non c'è il rischio che, viste le difficoltà, il turismo pian piano possa venir meno? Quindi si sposta, cioè lei potrebbe spostarsi come località? Rispetto ad altri impianti stili. Lei che impianti frequenta? Questo, Roccaraso. Roccaraso, è mai capitato una cosa del genere? È capitato anche a Roccaraso quest'anno, addirittura so che sono rimasti bloccati, però l'organizzazione forse è un po' meglio, addirittura so di camion che stanno caricando la neve, che la stanno portando via, onde evitare proprio che si possa ristagnare, si possa ghiacciare e così via. Che cosa hai fatto oggi, Jerry? Snowboard. Cioè, vedo che un po' male la spalla. E allora in bocca al lupo. Sì, domenica sera ero sull'Ofantina di notte, ma purtroppo i turisti e gli automobilisti non sono attrezzati di gomme e di catene. Anche questo è un problema. Sì, però gli spazzaneve devono passare. Spazzaneve devono passare anche più frequentemente, sicuramente. Noi siamo stati testimoni di un allarme dato dalla polizia stradale e puntualmente dalla postale di Avellino, puntualmente non. Gli spazzaneve sono arrivati con un po' di ritardo, diciamoci la verità. Quest'anno sicuramente molti, molti meno come numero. Negli anni passati comunque pulivano molto di più. Che bisogna fare per dare una svolta qui sul Lacino? Investire sulle strutture. Quindi oltre a lei, più di una persona ci sta dicendo sulle strutture, non soltanto per arrivarci. Per arrivarci, strutture e ricettività sugli hotel, efficienti, un po' più moderni, gli impianti più veloci. Per il resto, ci abbiamo la natura, l'unica forza. Però va rispettato e curato. Questo sicuramente. Sì, abbiamo avuto difficoltà nel salire, purtroppo solo con le catene non bastava. Devo essere sincero, erano necessarie le gomme termiche. Interventi di forza dell'ordine non ci sono state. Ananas, spazzaneve, qualcosa? No, la verità le ho viste più oggi. Domenica c'è stata questa mancanza nonostante la maggiore affluenza. Secondo lei è un turista della neve, secondo lei queste situazioni potrebbero aggravare la situazione della Cina? Sì, certo, infatti anche venendo, nonostante era più pulita, comunque ci sono stati dei tir fermi e quindi le macchine in pratica venivano intralciate il passaggio delle autovetture. Lei continuerà, se siamo contenti, se continuerà a venire sul Lacino, ma secondo lei i turisti potrebbero pensare di cambiare località, viste le difficoltà che si registrano, non soltanto per la viabilità, per la mancanza purtroppo di infrastrutture in questa zona? Sì, infatti questo è vero, perché Lacino, nonostante è vicino a parecchi appassionati come me che vengo da Napoli, purtroppo preferiscono andare tipo a Roccaraso, Pesco Costanzo, Pesco a Seroli, nonostante la maggiore lontananza, però purtroppo
purtroppo, devo essere sincero, sono più attrezzati. Un appello alle istituzioni locali, ma soprattutto provinciali e regionali della Campania? Ma di investire, perché comunque qui la pista non è male, anzi, quindi è un peccato, perché comunque la gente viene, nonostante, ecco, possiamo far vedere, le macchine comunque ci sono, nonostante oggi è un giorno feriale, e oggi è mercoledì, giusto? Sì, Francesco, se vai sulle varie macchine. Ecco, le macchine in effetti ci sono. All'inizio stamattina siamo venuti, eravamo veramente in pochi, eravamo 4-5. Invece no, fortunatamente la giornata è stata buona e quindi la signora ci saluta e quindi in pratica è così affollato. A me questo mi fa veramente piacere, perché Roccaraso purtroppo, ecco, vorrei fare anche una critica. Roccaraso ha approfittato di questa situazione, infatti in termini economici è molto più cara rispetto a questo. Io per questo preferisco anche venire qui e spero che le condizioni migliorino. Ok, grazie Fabio. Vieni Francesco, andiamo. C'era questa signora che ci salutava. Benvenuta alla colacena. Signore, il suo nome qual è? Beatrice Mirella. Lei è di? Sono di Bagnoli Irpino, ma faccio residenza al Lago Laceno, perché mio marito era un grande costruttore, ha costruito un poco tutto, veniva pure da Salerno, però piaceva tanto questa montagna, perché questa è una montagna che parla. Signora, e qua è tutto salute. Signora, c'è un problema però, spesso e volentieri per arrivarci i turisti sono in difficoltà, che bisogna fare secondo lei? Ma io, il primo giorno c'è un poco di difficoltà, poi veramente c'è la collaborazione di tutti quanti noi che ne cerchiamo di far venire il turismo al Lago Laceno. Certamente quando c'è difficoltà, però per poche ore, non è che per giornate intere, settimane, per poche ore sono c'è la difficoltà. Allora facciamo, signora, un appello ai telespettatori per venire al Laceno. Allora, cari spettatori di tutti quanti, voi potete venire tranquillamente, se avete difficoltà vi rivolgete alle guardie comunali, al Giannone che si impegna tanto a pulire le strade, veramente li pulisce per bene, per far venire tutti quanti a godere la giornata dei sci. Benvenuta a voi tutti. Ringraziamo la signora e andiamo a parlare un po' con gli addetti alla seggiovia per capire come stanno andando le cose in questi giorni e come sono andate nei giorni passati. Altopiano della Cieno, si conclude qui il nostro viaggio che è partito da quella che poteva essere una protesta per migliorare i servizi per arrivare in questo posto. Poi abbiamo ascoltato varie voci anche di persone che sono contente di come vanno le cose, ma la maggior parte dei cittadini che abbiamo ascoltato erano scontenti e vogliono un miglioramento dei servizi, vogliono un miglioramento delle strutture, vogliono un miglioramento delle piste, vogliono un miglioramento soprattutto delle infrastrutture per arrivare in questo posto. Vi salutiamo dall'altopiano della Ceno, qui è qualcosa di stupendo, però bisogna rispettare questa natura fantastica e continuare a dare grande dignità a questo territorio. Lo si può fare in un solo modo, continuando ad amare il Laceno, continuando ad amare l'Irpinia per far trionfare tutta la sua bellezza. Saluti dall'altopiano della Ceno.